che sono tagliatelle. Bellissimo. Pensate, amici del mio genio, questo negozio di pasta italiano dal 1906 che è aperto. Andiamo a vedere da dietro. Guardate che bella tutta la pasta è sfusa. È una taglia pasta quella antica. Questa è una taglia pasta antica, bellissima. Bellissimo. Una macchina taglia pasta. Ma quelle che sono tagliatelle? Bellissimo. Che cose fantastiche si vedono qui a New York, eh? Io rimango sempre ammirato da vedere tanta manualità. Bellissima. Ok, so you're all right now? Yeah. Good. I like your place very much on West State Street. Yeah. It's wonderful. You coming? I come there. I've been there a few times. It's wonderful. I love your place. Thank you. I get the burrata, the pizza, oh, wow. And your desserts are wonderful. Yeah, thank you so much. Yeah. When you come, let me know when it's real over there, okay? Don't worry, it's wonderful. I really enjoy it. Thank you so much. Cos'hai preso? Cos'hai preso? No, delle cose What's che... Tagliatelle. Vincenzo, I'm Wendy. Wendy, mi assumo. Thank you, Vincenzo. Sì. Tagliatelle, tagliatelle? Sì. Bravo. Perché mi mancavano al posto, sono venuto qua. Salutiamo Vincenzo di Pane e Pasta, eh? Andate a trovare, siciliano doc. Guardate quante cose, tutte paste fatte qui in casa. Bellissimo, cavatelli, cismanicotti. Poi c'è anche la pasta già pronta. La signora adesso mi prenderà i macaroni erbo, la pasta sfusa. Adoro questo concetto proprio antico. Bellissimo. Ah. La pasta me la compra così. Non è stupendo? Ah, sembra di stare nella vecchia Italia. Bellissima. Tutte le paste sono una dopo l'altra. Ok, voilà. Stupendo. Che posti vi faccio conoscere, amici? Tutte le paste. Thank you. Gli ho dato anche il resto. Ecco il resto. Ho comprato la pasta sfusa. E sto vedendo tutti i prodotti italiani che ci sono qua. Bellissimo. Poi c'è il succo yoga. Cioè, ma da quanto tempo non lo vedevo? Che posto bellissimo, mamma mia. Pasta sfusa, ma dove la trovi? Sono anni, anni, millenni che non vedevo una pasta sfusa. Sa, venite, sta vicino a Songhe Napoli anche. Tre generazioni di italiani. Guardate che cosa stupenda. Se ne va col sacchettino con la sua pasta per New York, ma non è fantastico? E qua vicino c'è anche Pino, una macelleria vecchio stile. Vedete come si chiama questo parchetto dove giocano i bambini a Soho? Si chiama Vesuvio. Volete acquistare una moto Ducati? Qui a Soho potete venire, osservate tutte le moto che volete. Ecco qua. Una bella moto, nuova di zecca, bellissima. Se vi piacciono le moto, questo è il famoso campetto di Four West, dove fanno i tornei.